tranquilli, facile, anche perché il campionato è lungo, sappiamo che è difficile, abbiamo visto oggi una partita difficile contro una buona Atalanta che si difendeva bene, non abbiamo fatto ancora niente, sì, siamo contenti che abbiamo rosicchiato punti sia la Juve che altre concorrenti dietro. Però il più deve ancora venire. Abbiamo visto gli anni passati come è andata a finire, quindi non vogliamo ripetere gli stessi errori. Questa è una squadra che oltre ai valori individuali sta imparando addirittura a cambiare in corsa, a proporsi difesa 4, difesa 3 senza fare una piega e risolvendo partite che sembrano bloccate. Sì, siamo giocatori molto duttili, probabilmente in tante partite le altre squadre ci studiano e quindi ci prendono le contromisure, cambiando di volta in volta modulo. Opposizione in campo, riusciamo magari a prenderli in contropiede. La distanza dalla Juventus però si accorcia. Sì, siamo contenti perché se riusciamo a tenere passo di una grande squadra come la Juve, questo ci fa ben sperare per il futuro. Però, come detto prima, il campionato è lungo, abbiamo visto gli ultimi 2 anni come è andata a finire, non bisogna mai sedersi e pensare sempre partita dopo partita. Cosa vi sentite più forti, più maturi rispetto, non so, all'anno scorso? Ma forse il cambio di mentalità, forse l'anno scorso quando riuscivamo a fare 2 o 3 partite o 2 o 3 risultati positivi, inconsciamente ci veniva da, non so, ci si davamo un po' e quindi quest'anno invece la mentalità è diversa, guardiamo partita dopo partita e sappiamo che è dura, ogni domenica abbiamo visto anche oggi è dura contro chiunque, però i risultati ci stanno dando ragione e speriamo di continuare così. Stagione più bella questa. Sì, diciamo una delle più positive, però come ho detto anche gli altri anni, quando tutta la squadra va bene, anche solo i meriti al di là dei singoli, è il merito proprio di tutti, un gruppo che lavora, tutti, siamo tutti uniti, ognuno rema dalla propria, per noi, per la Lazio, e quindi questo favorisce, come ho detto prima, i singoli. La firma, manca poco? Ma non so, io cerco di dare sul campo il meglio di me, cercare di meritarmi questo rinnovo, cercherò di farlo sempre e poi aspetterò una chiamata alla società con tranquillità. Adesso a meno 3 dalla Juve, che succede? Tre fa meno freddo, no? Diciamo sì, oggi è una giornata positiva come è stata la scorsa, abbiamo rosicchiato dei punti sia davanti che quelli dietro, però è un campionato lungo, il bello deve ancora venire, quindi non abbiamo ancora fatto niente. L'Inter lotta per lo scudetto, tra l'Inter e la Juventus c'è la Lazio. Sì, ognuno dice le proprie ambizioni, noi non ci piace fare proclami, vogliamo giocare partita dopo partita, affrontare avversario ogni domenica con questa mentalità, per ora ci stiamo riuscendo e dobbiamo continuare su questa strada. Ti trovi meglio a giocare con la difesa a 3 o con la difesa a 4? Perché spesso cambiate. Qual è il modulo preferito da voi difensori, visto che comunque No, non è un problema di trovarsi bene. Quando la squadra gira e tutti diamo il nostro contributo, sì, passare a 3 o 4 cambia ben poco. Diciamo che forse la difesa 4 magari ero più abituato, però la difesa 3 sono un po' più arrugginito, che è dai tempi di Genoa che magari non facevo la difesa 3, però come detto prima, a squadra gira, in modo facciamo, si riesce bene a tutti. Senti, fino a questo momento pochissimi riflettori addosso, da adesso le cose ovviamente cambieranno, insomma. Sì, però noi dobbiamo essere bravi a rimanere coi piedi per terra, abbiamo avuto già le esperienze degli anni passati che probabilmente non dico ci siamo montati la testa, però inconsciamente boh, forse ci siamo seduti sugli allori e quindi quest'anno non deve essere questo errore qua, veniamo da una serie positiva, più tempo dobbiamo allungarla sempre di più. Il pericolo è quello, il pericolo maggiore. Sì, il pericolo forse è quello, male nessuno ci considerava fino ad oggi e male cominciano, come hai detto tu, a guardarci le squadre con un altro occhio e quindi sarà un po' più difficile mantenere i piedi per terra, però da questo lato il mister è molto bravo, anche noi giocatori abbiamo capito le lezioni degli anni passati e quindi abbiamo una mentalità diversa. Senti, il segreto di questo Biava qual è? Perché insomma ogni partita migliora in campo. Ma come detto agli altri colleghi, io il singolo fa bene quando la squadra gira e quindi per me quando la squadra gioca bene così, per me o per gli altri miei compagni è molto più facile. Grazie.